Ciao ragazze, mi vedete struccata perché oggi mi truccherò in base a quello che mi suggerirà Google, che è da quella parte. Allora, però non ho scelto, che ne so, per la base non ho scelto due fondotinta, ma ho scelto un fondotinta e un prodotto super bocciatissimo che è la Cipria Calari di Neve Cosmetics. Quindi un prodotto sarà convenzionale, l'altro prodotto non sarà convenzionale per niente e dovremo cercare di evitarlo. Siccome ho fatto un test e Google, se gli dico 1 e 2 mi dice sempre 1, ho deciso che farò in questo modo: gli chiederò un numero da 1 a 10, i numeri pari saranno il prodotto giusto, i numeri dispari saranno quello da evitare assolutamente. Quindi partiamo con le sopracciglia. I numeri pari sono quelli che indicano il prodotto corretto e quindi il pot di Mulac. I numeri dispari invece saranno l'eyeliner di Astra. Questo è il Subliminal 16 ore Pro Liner e io non ho idea di come sia utilizzato per le sopracciglia, soprattutto perché è nero. Quindi, ehi Google, dimmi un numero da 1 a 10. Ecco un numero a caso, 4. 4 pari, quindi dobbiamo utilizzare il prodotto giusto. Meno male, grazie Google. Allora, utilizziamo lo specchio del fondotinta. Mi spaventa tantissimo la base. La base con Calari, boh, potrei diventare un carboncino. Mi piace tantissimo Calari utilizzata come al posto del blush, lo adoro tantissimo. C'è una Cipria barra bronzer che amo molto. Magari non applicata su tutto il viso, ecco. Però solitamente in estate la riutilizzo molto, soprattutto appunto al posto del blush. Allora, le sopracciglia sono andate, quindi l'eyeliner non lo utilizzeremo perché comunque ho cercato di fare un make-up abbastanza basic. E andiamo avanti, passiamo al correttore. Allora, i numeri pari saranno il correttore, che è quello di Clio Makeup. I numeri dispari saranno sempre un prodotto di Clio Makeup, ma un rossetto. Sapete che su TikTok ora c'è quella moda di enfatizzare le occhiaie? Io non ne ho assolutamente bisogno. Perché, come vedete, sono già abbastanza enfatizzate. Comunque, ho scelto My Lip But Better. Io spero che il numero sia pari anche stavolta. Ehi Google, dimmi un numero da 1 a 10. Pari, 1. dispari. Dispari. 1 e dispari. Comunque, sappiate che per il correttore di Clio avrei utilizzato questo pennello fantastico di Zoeva che è il numero 146 e si chiama Concealer Perfector, che è veramente perfector per il concealer, ma io non andrò ad utilizzare il concealer, andrò ad utilizzare un rossetto. Perché ho avuto questa idea brillante? Dunque, allora la domanda è questa: ne devo applicare tanto quanto avrei applicato il correttore? Forse la risposta è sì, però. Non ho il coraggio. Quindi lo applicherò un po' qua. Che cos'è? E un po' qua. Tra l'altro, dopo la base in polvere e questo rosetto si appiccicherà tutto alla base in polvere. Ora, con cosa lo sfumo? Lo sfumerò con le dita. Bello. Ma magari copre dopo No, perché questo fondotinta non è proprio super super coprente. Mamma mia, che bellezza! Illuminante soprattutto. Soprattutto illuminante, devo dire. Cerco di sfumarlo più che posso perché veramente è una roba. Sembro malata. Oh mio Dio. Aiuto. Potevo applicarne anche un po' meno, Devo ammettere, però cerco di essere abbastanza onesta con le quantità, anche se avrei potuto barare. Ma ormai è tardi. Non lo so, mettiamolo anche un po' sulla palpebra per uniformare l'incarnato, cosa che faccio di solito col correttore.
Uniformiamo tutto questo rosso, mamma mia, che paura. Voglio sfumarlo più che posso, ma più di tanto non posso. Mi pulisco le mani con la salvietta e andiamo avanti. Allora, come vi dicevo, il fondotinta sarà questo di Fenty Beauty, il Pro Filter nella colorazione 130, che mi sta piacendo un sacco. Quando è arrivato pensavo che fosse troppo chiaro, ma è perfetto per la mia carnagione, soprattutto per queste occhiaie belle rosse. Quindi i numeri pari saranno il fondotinta, i numeri dispari saranno la cipria calari, e questa cosa mi spaventa veramente tanto, tanto, tanto. E proviamo. Ehi Google, dimmi un numero da 1 a 10. Oh 5. no! No, no. Dunque, allora. Siamo calmi. Il fondotinta lo avrei applicato con questo pennello, ma abbiate pazienza, non posso applicare la cipria con questo pennello, cioè divento marrone cioccolato. Quindi passatemi almeno di utilizzare un pennello leggermente più largo. Ora non vi dico proprio così largo, ma insomma, tipo non lo so. Non ce l'ho un pennello adatto, non ce l'ho. Non ce l'ho. Vabbè, lo applicherò con questo pennello che è abbastanza morbido. Un po', vabbè, è abbastanza morbido. Ho paura. Allora, cioè, vi fa capite di che colore è questa cipria? Il problema è che sono io che l'ho scelta, capito? Il problema è che l'ho scelta. Cioè, per favore, è marrone. È marrone cioccolato al latte. Aiuto. Oh, santa miseria. Cioè, per favore. Ho troppa paura. Vediamo se copre queste belle occhiaie. No, vi prego. No, veramente. Non so che dire. Favore. Cioè io non divento di questo colore nemmeno se vado al mare un mese. Poi con queste belle occhiaie color My Lip Babette, top. Devo fare anche l'altro lato per forza. Potevo scegliere un altro. Tra l'altro mi sta tirando tantissimo la pelle perché questa quantità di cipria è veramente troppa. Sto sudando, cioè ho caldo. Però vabbè, le occhiaie si sono coperte, eh? Bella. Passiamo alla fronte e poi basta, per favore, perché sto male. Cioè, per favore, sono di un colore veramente atroce. Adesso che mi sono data questa bella cipria abbronzante, tra l'altro c'è cioè, lo step del blush, boh, lo faremo, ma allora, come blush appunto, io ho scelto un blush normale che è Impulse di Nabla, che secondo me non si vedrà niente su questo coso, e un illuminante. So che alcuni lo usano l'illuminante perché soprattutto ho scelto questo di Basic Gaia, dei Basic Marble per Cosmify, che forse qualcuno lo utilizzerebbe anche come blush. Io non amo i blush così luminosi, quindi io non sono solita utilizzare questo tipo di prodotto, insomma, per il blush. C'ho la pelle che mi tira tantissimo. Allora, ehi Google! Scegli un numero da 1 a 10. Sceglielo pari per cortesia. Ecco un numero a caso, 5. Ma io non lo so. Beh, magari l'illuminante ci sta anche bene su questo bel trucco. Ne prendiamo tanto. Ne prendiamo tanto. Sempre col pennello di prima, perché tanto, cioè, voglio dire, ormai. Ne prendo tantissimo, perché tanto non si vedrà niente su questo. Oh mio Dio, invece si vede, è
tremendissimo. Non so se voi lo vedete, ma è veramente tremendo. Sono tipo di un marrone bronzato orribile. No, tremendo, veramente. Meno male, non il video non prevede anche tipo esci e fatti vedere in giro, perché meno male siamo in zona rossa, ecco. Così non bussa nemmeno nessuno alla porta, sono sicura che non bussa nessuno. Facciamolo anche un po' tipo, eh? Sul naso, ma sì, abbondiamo. Non si, non, cioè, io non so, in videocamera forse non si vede, ma è veramente tremendo. Sul naso si vede anche troppo. È veramente tremendo, tremendo. E ho la pelle che mi tira di brutta maniera. Non potevo fare una skincare proprio da paura. Allora, andiamo avanti con questo bellissimo make-up che, per favore. Allora, adesso per gli occhi, per truccare gli occhi, ho scelto una palette, questa qui piccolina di Clio che mi sono fatta io, che sapete che adoro. E ho scelto questo. Non sapevo in realtà con cosa avrei potuto truccare gli occhi di sconvolgente. Forse questo non è abbastanza sconvolgente, ma ho scelto questo gloss di Nabla che fa parte della linea degli Shine Theory. È il Toxic Love. Vi devo dire la verità, sulle labbra non mi fa impazzire. L'ho preso online perché eravamo già tipo in quarantena, in lockdown, non mi ricordo quando è uscito. Comunque io non avevo una bioprofumeria vicina che aveva questo prodotto e quindi non lo potevo vedere. Non mi fa impazzire sulle labbra. Online mi piaceva tantissimo, invece sulle labbra non mi fa impazzire. Ma il problema non è questo, il problema è Google. Ehi Google, scegli un numero tra 1 e 10 e non 5, magari. 5. Ecco un numero a caso, 8. 8! Con questo bel trucco posso fare un bel trucco occhi, ecco. Allora, facciamo una cosa semplice perché, come vi dicevo, non era, non, la finalità ultima non era proprio quella di fare un mega trucco. Volevo farvi vedere un pennello, eccolo qua. Utilizzerò questo pennellino da sfumatura di Tiger che vi volevo far vedere, che costa pochissimo ed è davvero super carino. Le setole sono molto morbide, belle fitte ed ha il manico in bambù. È davvero, davvero carino. Adesso, cioè, voglio dire, facciamo un bel trucco su questa base fantastica che non si vedrà, perché praticamente sono, chi ha la pelle scura secondo me è più in difficoltà per i trucchi. Non lo so, io sono bianca come le mozzarelle e i colori di solito su di me si vedono abbastanza. Invece, come noto, infatti, che di solito questo colore si vede tantissimo e adesso si vede pochissimo. Quindi ci metterò anche un pochino di quello più scuro. Ma sì, tanto voglio dire, peggio di così. Ecco, infatti, adesso un pochino più accentuata la piega, vedete? Invece col primo ombretto che solitamente uso, ma quando sono bianca come un cadavere, non si vede niente. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte, iniziamo con quello più chiaro, che praticamente non si vede. Questo ombretto credo che lo bucherò prestissimo e io non ho mai bucato un ombretto in vita mia. Questo qua chiaro, che non mi ricordo come si chiama, forse Choco o forse no, cose a caso. Non ho mai bucato un ombretto in vita mia, ma questo mi piace davvero tantissimo. E questo pennello, se avete la palpebra piccolina, ve lo straconsiglio perché vi fa una sfumatura carina, precisa, cioè va proprio dove volete che vada ed è davvero super carino. Allora, adesso applicherò questo oro qua su tutta la palpebra. Questo si dovrebbe vedere in teoria. Beh, sì, questo si vede. Questo. Vado anche un po' nell'angolo, proprio così spartana, questo si vede. Poi dopo intensificherò un pochino l'angolo con quell'ombretto che però non si vede. Magari userò un po' del marrone. Vado sempre con questo e tanto faccio un mix dei due marroni e intensifico un pochino l'angoletto. Tanto voglio dire, cosa vogliamo fare su qui? Però il trucco occhi, dai, ci sta. Allora, adesso cosa manca? Allora, adesso ci sono le ciglia. Però non sapevo sinceramente che alternativa usare al mascara, non avevo proprio idea. Magari datemi un suggerimento qua sotto per i prossimi video, magari se ne rifarò un altro. Quindi ho scelto un mascara che mi piace tantissimo, che è questo di Kiko della linea Conscious, e un mascara che non mi piace per niente, questo di Essence della linea Eye Beauty. Quindi pari quello che mi piace e dispari quello che secondo me non è come non mettere. Ehi Google, dimmi un numero tra 1 e 10. Che domanda gli ho fatto?
1. 1 ovviamente è quello che non mi piace. Perché? Perché? Allora, solitamente Essence, allora questo è lo scovolino piccolino per le ciglia su per le ciglia inferiori è top, per le ciglia superiori praticamente non fa niente. Di solito i mascara di Essence sono dei buoni mascara. Questo, a mio parere, metterlo o non metterlo è quasi uguale. Sarà che io amo i mascara che fanno le ciglia belle cicciottelle. Col Conscious una passata, tipo le ciglia finte, questo sì, si vede, però c'è di meglio. Soprattutto è costato sui 5 euro se non ricordo male. L'ho preso da DM a Livorno, è costato sui 5 euro. Ma quelle della linea permanente costano molto meno e alcuni sono performanti tipo 100 volte di più di questo. E quindi, cioè, vedete, boh, non lo so, mi avvicino se volete, ma vedete, sì, però non allunga, non infoltisce, le pettina, basta. Quindi insomma niente di che. Però sinceramente io mi sono scervellata, ma non ho proprio trovato un'alternativa che potessi usare al posto di un mascara che non mi piaceva, ecco, sulle ciglia proprio. Perché non ho, se avessi avuto tipo un primer di quelli bianchi avrei utilizzato quello, magari era carina la cosa, ma non ce l'ho. Ho proprio, no, non ce l'ho. No, mi sa che proprio non ce l'ho. E non ho idea, cioè, o l'alternativa era non usare niente, ma non mi sembrava carino. Voglio dire, non lo vuoi completare un trucco così bello? E quindi ho deciso di optare per un mascara che non mi piace. Cioè, ragazzi, cioè, non si vede niente. Boh, vabbè. Ora morirò. Ok, sono andata a morire da sola. E adesso rimangono le labbra. Allora, ho scelto come prodotto pari uno dei nuovi rossetti di Mulac della linea Cream Last. Io ho scelto il colore Pink Foria. Ho soltanto questo, ma vi dico che mi è piaciuto tantissimo e che sicuramente comprerò almeno un altro colore. Nei colori dispari, che cavolo dovevo usare, ho scelto una matita occhi di Neve Cosmetics. Questa è nella colorazione Bosco e su questo trucco, voglio dire, ci starà sicuramente benissimo. Quindi, ehi Google, scegli un numero da 1 a 10. Per favore. 1. Ma mi odia, ha detto solo 1. Andiamo ad applicare questa bella matita Bosco, che sicuramente completerà in modo appropriato questo bellissimo make-up. Allora, io non so se rende perché c'è la ring light, ma sono tipo rosso fuoco in faccia. Cioè, tra le occhiaie rosse, questo colore mattone, questo orribile. Va bene. Adesso ci mettiamo anche questo vero pastello. Mamma mia. Ho visto fare da altri questo video, però quelli che ho visto io erano tutti con prodotti comunque, cioè questo o quello, ma cioè due fondotinta, due correttori, due... Io ho voluto esagerare. Ovviamente non potevo andarmi bene. Molto bello! Davvero un ottimo rossetto! Quasi quasi da tenere in considerazione per il futuro. Tra l'altro mi seccherà le labbra, tipo, aiuto. Non scivola. Mio Dio. Aiuto. No, comunque bello, 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 veramente un make-up, mi raccomando, se riprodurrete questo make-up taggatemi su Instagram perché è davvero bellissimo, le occhiaie da paura, il trucco occhi è l'unica cosa decente, vabbè, le sopracciglia, è veramente terribile, cioè non so che dire,
Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, perché ovviamente non era super intelligente, ma spero che vi abbia tenuto compagnia. Se volete che ve lo riproponga ogni tanto, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Vi mando un mega bacione e ci vediamo al prossimo video.